e siete qui per caso o perché ve l'ha detto un vostro amico, benvenuti al canale di Saint Seiya Vintage Legend Italia, la community dedicata ai modellini vintage dei cavalieri dello zodiaco più grande che ci sia. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un grande gruppo, una grande passione, buon divertimento e passate parola. Ciao a tutti, oggi ho un gradito ospite, chi sarà mai? Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco, conosciuto su Facebook col nome di Frank Tet. Quale frequentatissimo gruppo hai fondato e porti avanti? Saint Seiya Vintage Legend Italia. E che libro hai scritto? L'universo vintage su Saint Seiya, dedicato appunto ai modellini storici sui cavalieri dello zodiaco. Da quanto tempo sei un fan dei cavalieri? Ricordo che i cavalieri entrarono subito nel mio cuore, io faccio parte della vecchia guardia, mettiamola così, così come i modellini che furono messi in commercio in quel periodo. Purtroppo da bambino io ne ricevetti veramente poco, però diciamo che ad oggi mi sono preso la mia personale rivincita. E questo tuo libro a chi è rivolto? Questo libro è nato non solo per i collezionisti, ma appunto per i nostalgici, per tutti coloro che amano i cavalieri dello zodiaco, ma soprattutto che hanno vissuto tutte le annate dedicate a questi modellini 1990, 2000, 2001, 2007, 2008. Cos'altro hai da aggiungere? Iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, abbiamo anche Instagram, YouTube, pagina Facebook e ora do la parola, ovviamente, al mitico e insostituibile Ivo De Palma. No, meglio dare la parola a Pegasus. L'universo vintage su Saint Seiya di Francesco Catarcio, quello che gli amici chiamano Frank Cat. L'universo vintage su Saint Seiya è disponibile su Amazon, You Can Print, Feltrinelli, Mondadori e in fumetteria, libreria e cartolibreria. Unitevi a Saint Seiya Vintage Legend Italia, la community più grande al mondo dedicata ai modellini vintage dei cavalieri dello zodiaco. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un grande gruppo, una grande passione. Thank you.
assolutamente sbagliati, però ecco, mi ricordo che non vivo per tutti i soldi, vedevo sempre dalla famosa guerra galattica, venga su il dragone, il dragone di San Cigno, insomma, mi appassionava. Hai un grande vantaggio, io voglio che tu volevo fare il cosplay, non avevo il fisico, adesso sta per lavorare più fare il questo è il bello della mia. E comunque sì, faccio parte del periodo storico e mi capro da subito, anche se poi avete tutti i genitori che tendevano a farmi vedere la televisione e quindi cavalieri io non scavo, però rispetto ad altri capitoli vedevo di più perché poi mi appassionava la serie televisiva, poi c'era quella maledetta puntata. Dopo la casa delle ore si tornava tutto indietro. Mamma mia, non mi ricordo. La serie arrivò su un aspetto. Sì, 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 sì. Fermava regolarmente. Noi c'era la telecamera, in telecamera, la serie, quella fino alla casa delle ore, era una bella cosa. La telecamera, ancora oggi, la stessa telecamera di Telenapoli, anche se le cose sono un po' cambiate. E all'epoca faceva già più sulle camere. E quando ci fu un passaggio, io l'ho preso, non mi dico, i miei amici non ne parlava nessuno, e quindi me ne accorgo più tardi, cioè erano già alla segnalanza, quindi avevo già finito tutte le 12 carte, quindi penso un po', io mi sono visto tutta la serie, metto di uno, penso un po', dopo tanti anni, no, grazie a te, è stata quella di Giorgio Giovanni. Anche se c'era la lettera, sono vinti che anche quelle degli animali. Io ho iniziato con il Nitro nel lontano 2005, però per quanto moderni, per quanto belli, quando ho avuto la possibilità di iniziare con il Nitro, si sicurezza con voi, però ho detto no, mi piace troppo, perché mi ricordo indietro con un tempo, e quindi di conseguenza non solo la televisione, tutto quello che ricordo sulla televisione, ma anche quando le vengono le quando iniziavo, potevo tenere ogni volta che dovevo tenere, dovevo aspettare. Da dalle 20.000 fino a un massimo anche di 40.000 a pezzo, non c'è in giornata pure la personaggio, poi diciamo, non diciamo, come riconoscimi, le valutazioni che fa la
la prima ripresa, le differenze tra una nazione all'altra. Insomma, c'è veramente di tutto, è un volume unico, e però non vale solo per le piccole notizie che si sta avvicinando a questo mondo o che può iniziare, ma anche per fare appunto un tuffo del passato. Si parla di tutto, anche il concorso di Discovery Blitz, le arene, tutto quello che c'è da sapere. Ma non solo per quello, ma anche perché è un appassionato e non sa. Esatto, perché io come sono il mio amico. Sono molte informazioni preziose, ma voglio chiedere una domanda che è stata molto dibattuto, il video è molto lungo, però la domanda è: collezionare oggi conviene? Io rispondo molto brevemente che purtroppo adesso non ne vale la pena, perché quando ho acquistato io, quando ho iniziato la mia collezione, 30, 40, 50, massimo 60 euro a personaggio, e trovavi soprattutto il ragazzo che magari ci aveva, che magari per periodo aveva già più di 10 anni, fare cani boss, modellina, eccetera, eccetera. Oggi la maggior parte di voi sono affaristi e grazie a questo in modo negativo hanno fatto passare la voglia tanto di collezionare, perché non è solo una questione di prezzi troppo alti o compatti, ma anche una questione che purtroppo fa tutti i prezzi di varie edizioni originali e non scalano in estremale, non scalano in provenienza e gli passa la voglia. Quello che io trovavo con un po' 50, 60, a volte anche 20, adesso trovi a 150, quindi sinceramente non lo è anche questo, purtroppo ha fatto scemare quello che lui voleva iniziare o stava completando. Il consiglio che daresti a chi invece volesse comunque provare a entrare in fondo? Di contattare a noi, che almeno si faccia un'idea, oppure può comprare il libro e si faccia un'idea in generale delle spiegazioni che può e come li fare. Il più grande successo vale sia per quello storico, quello del 1958, che la Stano, perché appunto degli stampi che hanno fatto di recente vanno a ripercorrere quello che era nel passato, però anche lì hanno fatto poche copie e di conseguenza chi ce l'ha sulla situazione che dice non ti potrai mai permettere con questo 2000-3000 euro, a meno che non c'è i soldi, e allora ti spendi 500 per una copia che ha fatto per 60-70 euro. È molto bello, ma anche il scenario, il dorama. Certo, grazie. Quello invece è un'indicazione di quello che sono. Sono voglia di che adesso sono molti moda, non solo per internet, ma anche appunto per internet. Voglio ricostruire una scena, perché voglio ricostruire delle battaglie, quello di Stasi, o i venti di Neptuno, queste cose qua, soprattutto sono lavori artigianali che vanno abbastanza di moda, non solo nel mondo dei cavalieri, anche nel vintage e non vintage della Croce di Batman, va a tornare per tutti. E se ci sono anche un'azione di tarocche, sì, qualcosa che può interessare dal punto di vista artistico? Dipende dal personaggio, non tanto dalla mano, ma dal personaggio. Ci sono alcuni modellini che sono arrivati prima nel mercato latinoamericano e quindi sono una bella esperienza, che è un bel casino, però appunto è proprio il problema trovarli in Italia e in Italia. Qualche colore non diventa, però il discorso di solito siamo per là. Perché vedi nelle nuove generazioni di interesse per questo mondo dei cavalieri e della collezione di quella? Diciamo che un discorso un po' lungo, perché con le ultime serie manca parane, hanno riavvicinato un po' i ragazzi, o magari i ragazzi che sono nel 2000 che hanno vissuto il periodo di mezzo. Diciamo che però siamo quelli della vecchia guardia che tirano ancora avanti la baracca sia nel bene che nel male, nel senso che al di là dei gruppi, ma comunque tutti ci impegniamo, ognuno per il suo, però comunque sia la passione è quella. Bisogna fare conoscere, tra l'altro so che in Italia pure sta arrivando, ha portato delle serie una serie di cose, una serie di altre, ma quindi possiamo stare tranquilli. Ma tutti i giorni sono viste le nuove produzioni, come si sono sembrate? Sì, nel senso che alcune, tipo lo Scandals, solo focolo, sono comunque che vendono, bisognerebbe sentire in italiano. Perché tu quando guardi un audio giapponese, anche io sono dico, però in italiano cambia sempre qualcosa. Secondo me ti dà qualcosa in più, questo sulla toglia, il guardo, comunque ti preferisce in giapponese. Però per i cavalieri, i linguaggi che hanno sempre utilizzato, se ci fosse o ci sono, o comunque nuove, che però utilizzano il vecchio linguaggio, allora secondo me la cosa migliora, al di là di sì, vale
pensiamo un po' alla creativa dei nostalgici, tutti i turisti, ma è stato piatto, perché con un proposito di tutte le feste, il fatto che poi viene da me, ma non tutto, dove non si vede molto storico. Allora, ci sono due risposte, la prima che riguarda la testa e l'altra che riguarda il cuore. Se parliamo di cuore, fino a quando è un cartone animato, che sia qualsiasi serie molto moderna, le cose storiche, ci possono fare delle cose che ci sono a prescindere. Se parliamo di un film live action come quello che uscito, non me ne voglio dire voi, ma no, perché se abbiamo una persona di 60 anni e tu, su un ragazzo di 20 anni, la differenza è troppo. Per quanto vuoi essere bravo, per quanto puoi impegnarti anche con la tecnologia, però purtroppo, però per chi è cresciuto come me, con la storia, quando si frega, si sta vicino, spero prossimamente. Se lui sarà il mio impianto più grande, perché sicuramente lui avrebbe recitato senza se e senza ma, per quello che mi hanno raccontato. E purtroppo quando ho avuto questa possibilità, non ho potuto immaginare in tutti questi anni di arrivare a registrare i doppiatori, quindi peccato, quando lui poi ha fatto tantissimi anni di anime, lo scopri loro all'epoca, era quello più importante. Sì, perfetto, sì. Diciamo che noi abbiamo dei villaggi con altri gruppi tipo i men, Batman, però non sapevo come l'altro per essere questo quanto vale, tipo così come facciamo noi, cioè non ci sta quel rapporto di amicizia, mentre anche ragazzi giovani con cui facciamo anche le live si sta raccontando. Diciamo che appunto quando ci invitano per dire così c'è la possibilità di incontrarci, sapere quattro chiacchiere, anche da uno si può iscrivere un link, però di solito non c'è le live, o chi comunque conosce chi è il mondo dei cavalieri, e poter partecipare al live delle mani di spalle. Siamo tutti al nostro progetto in questo spazio, veramente l'argomento sarebbe e ci trovate su Facebook, Instagram, Facebook, abbiamo un gruppo e anche la pagina sui posti diversi. Ci trovate su Instagram, abbiamo il sito web e abbiamo l'unico canale appunto 6 7 10 10 lo potete trovare alla Pompedori, Presidenti, si può coordinare, si può trovare dappertutto, YouTube, Amazon, tutto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Stefano Cerioni. Perché vi parlo da questa metà del video, vi chiederete? Perché nell'altra volevo mostrarvi questo, la copertina del libro di Franchette sui cavalieri. Che cos'è? È una raccolta di tutti i vintage dell'epoca, bandai, giochi preziosi, le cose più belle descritte in ogni minuziosità in questo libro.
Leggetelo, io l'ho letto, l'ho guardato, l'ho sfogliato con tanto interesse perché voi vi avrete giocato quando eravate piccoli, ma anche noi tutto sommato dandovi l'anima e le battute. Un saluto a tutti e un abbraccio da Stefano Cerioni. Buonasera a tutti voi, amici dei Cavalieri dello Zodiaco. Io sono Dania e sono qui per ringraziarvi, come sempre, con tutto il mio cuore per la stima e l'affetto. E un ringraziamento speciale va a Frank, che ha composto e scritto questo magnifico libro. Ve lo consiglio vivamente e pensate un po', si parla anche di noi doppiatori. Grazie Frank, conserverò questo libro con molta cura e vi mando un abbraccio grandissimo e un bacione grande, grande, grande dalla vostra Dania, Lady Isabel. Ciao! Questo nuovo volume dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco e al mondo delle migliaia di modellini che hanno accompagnato negli anni il successo della famosa serie TV è un'opera affascinante e coinvolgente che offre ai lettori un'esperienza completa nel mondo epico di Saint Seiya. Il volume è ricco di fotografie che catturano l'essenza della celebre serie animata. Con più di 300 pagine è un tesoro visivo che riporta in vita i personaggi iconici dei Cavalieri dello Zodiaco. Questo libro esplora la storia dei Cavalieri dello Zodiaco e in modo approfondito quella dei modellini, che come un catalogo espone tutte le versioni realizzate permettendo ai lettori di immergersi completamente nel mondo fantastico di Saint Seiya. L'autore Francesco Catarcio, alias Frank Cat, ha saputo catturare l'essenza avventurosa e l'energia dei Cavalieri dello Zodiaco e l'universo vintage su Saint Seiya è un must per tutti i fan della serie. La passione traspare in ogni pagina e i lettori si sentiranno ispirati a rivivere i momenti epici della serie TV e a riscoprire la loro passione per questi indimenticabili personaggi. Parola di Andromeda. Cari amici, a voi che avete amato i Cavalieri dello Zodiaco, oggi raccomando il libro di Francesco Catarcio. Si tratta di ben 314 pagine che raccolgono tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere sui modellini vintage. Un libro ricco di immagini e di curiosità. Insomma, una vera e propria Bibbia per gli appassionati della serie Saint Seiya. Un saluto da Castalia! E siate qui per caso, o perché ve l'ha detto un vostro amico? Benvenuti al canale di Saint Seiya Vintage Legend Italia, la community dedicata ai modellini vintage dei Cavalieri dello Zodiaco più grande che ci sia. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un grande gruppo, una grande passione, buon divertimento e passate parola. Yeah!